La via della felicità. Guida basata sul buon senso per una vita migliore di L. Ron Hubbard. Durante l'ascolto di questo audiolibro, assicuratevi di non oltrepassare mai una parola che non capite perfettamente. A volte le parole hanno parecchi significati diversi. Le definizioni incluse nel glossario di cui è provvisto questo audiolibro spiegano solo il significato con cui la parola viene usata nel testo. Se trovate parole che non conoscete, chiaritele per mezzo di un buon dizionario. Se non lo fate, potrebbero nascere malintesi ed eventuali discussioni. 8. Non assassinare. Gran parte dei popoli, dai tempi più remoti a quelli attuali, ha proibito l'assassinio e lo ha punito severamente. Talvolta questo è stato esteso a non uccidere, ma si è trovato che in una traduzione successiva della stessa opera si diceva non assassinare. C'è una notevole differenza tra queste due parole, uccidere e assassinare. Proibire completamente di uccidere escluderebbe l'autodifesa, tenderebbe a rendere illegale fermare un serpente che si accinge ad attaccare un bambino e costringerebbe un popolo ad una dieta vegetariana. Sono sicuro che puoi immaginare molti esempi delle difficoltà che potrebbe causare la proibizione totale di uccidere. Assassinare è una cosa completamente diversa. Per definizione significa uccisione illegale di uno o più esseri umani da parte di una persona, specialmente con premeditazione. Si può facilmente vedere come l'assassinio sia diventato fin troppo facile in questa era piena di armi violente. Non si può continuare a vivere in una società in cui noi, le nostre famiglie ed i nostri amici siamo alla mercé di taluni che vanno in giro togliendo la vita alle persone con leggerezza e noncuranza. L'assassinio è, a ragione, il crimine contro il quale vengono prese le misure preventive e punitive maggiori. Lo stupido, il malvagio e il pazzo cercano di risolvere i loro problemi, reali o immaginari, con l'assassinio. È noto che non c'è alcuna ragione concreta per il loro comportamento. Sostieni e diffondi qualsiasi programma realmente efficace che sia inteso a risolvere questa minaccia per l'umanità. La tua stessa sopravvivenza potrebbe dipendere da questo. L'assassinio non fa parte della via della felicità, e neanche l'assassinio dei tuoi amici, della tua famiglia o di te stesso.